Buongiorno, siamo qui davanti al Comune di Piombino, il comune nel quale siamo rappresentati da quattro consiglieri del Movimento 5 Stelle. Abbiamo Nici, Gottini, Pasquinelli e Lessi. Insieme a Daniele e Pasquinelli appunto oggi incontreremo come rappresentanti della Commissione Toscana Costiera il Sindaco di Piombino, alcuni sindaci dei comuni albani, nonché i rappresentanti della Camera di Commercio Locale e il Presidente dell'Autorità Portuale di Piombino. A proposito del porto di Piombino, Daniele ci può eventualmente dare qualche piccola intanto anticipazione su quelle problematiche che state affrontando in Consiglio? Certamente, ci sono alcune partite molto importanti aperte su questo territorio e soprattutto tutte quelle riguardanti lo sviluppo del nuovo piano regolatore portuale. Ci sono 300.000 tonnellate circa di scorie di acciaieria depositate all'interno dell'area SIN e frutto di anni e anni di attività siderurgica, tra l'altro depositate, stoccate in maniera abusiva. Ci giunge voce, e ritengo che siano fondate, che queste scorie sono state utilizzate anche per alcune opere di riempimento nel porto di Livorno. Faremo la nostra parte affrontando la problematica in Consiglio Comunale, ma credo che da parte di Enrico, dei nostri portavoce in Regione, ci sarà Avrete il nostro supporto, saremo presenti in Commissione Toscana Costiera, nella quale la nostra critica, è una critica sensata, sicuramente sarà positiva, perché andremo a discutere su quelle che sono le infrastrutture, come appunto appena dette da Daniele Pasquinelli, il nostro consigliere, ed saranno anche critiche le nostre voci, dove andremo a sottolineare che bisogna fare le opere per spendere i soldi. No, non è questo, ma bisogna invece spendere i soldi per fare le opere. Andiamo.